ragazzi, sono Serena dell'Ufficio di Informazione Europea Europe Direct Eurodesk del Comune di Trieste. Oggi abbiamo voluto realizzare questo tutorial pensando a tutti quei giovani che hanno voglia di fare un'esperienza all'estero. Perché non partire con un progetto di volontariato e magari finanziato dall'Unione Europea? Oggi vi parleremo proprio di questo. Vi parleremo del Corpo Europeo di Solidarietà. All'interno del nostro sito europedirect.comune.trieste.it potete trovare molte informazioni in merito alle opportunità per fare esperienza all'estero. Oggi parleremo di volontariato. Il Corpo Europeo di Solidarietà è un progetto finanziato dall'Unione Europea rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni. È un'opportunità che hanno i giovani per fare un'attività, appunto, come abbiamo detto, di volontariato che va dai 2 ai 12 mesi. Il Corpo Europeo di Solidarietà non offre solo l'opportunità di fare attività di volontariato, ma offre l'opportunità anche di fare esperienze di tirocinio e lavoro e di portare avanti dei progetti di solidarietà nella propria comunità locale. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni in merito con i link che rimandano ai siti istituzionali, quindi ai siti ufficiali dell'Unione Europea che riguardano appunto il progetto Corpo Europeo di Solidarietà. Il nostro ufficio è specializzato nelle attività di volontariato individuale, che sono quelle opportunità appunto di lungo termine, che vanno dai 2 ai 12 mesi, come è scritto appunto sul nostro sito. Ma vediamo di capire un po' meglio di cosa si tratta. I ragazzi che partono con il Corpo Europeo di Solidarietà hanno la possibilità appunto di vedersi finanziato questo progetto. Quando si parla di finanziamento europeo, che cosa si intende? Vuol dire che il ragazzo avrà vitto e alloggio gratuito, il viaggio di andata e di ritorno, un'assicurazione sanitaria, un pocket money, diciamo una paghetta mensile, che varia da paese a paese e supporto linguistico. Per i ragazzi che sono interessati a fare questa esperienza, molti ci chiedono: bello, ma come faccio? Prima di tutto bisogna registrarsi sul portale del Corpo Europeo di Solidarietà. Vediamo un poco di vedere come funziona. Questo che vediamo è il portale ufficiale del Corpo Europeo di Solidarietà. Qui all'interno troverete tutte le informazioni in merito, le mission, i tipi di attività che abbiamo detto, ne abbiamo parlato prima, i progetti di solidarietà e tutte le informazioni in merito appunto a questo progetto. Quando si dice di registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà vuol dire iscriversi. Come fare? Se voi non avete ancora un account per poter entrare nella famiglia dei volontari del Corpo Europeo di Solidarietà è semplicissimo. Attraverso questo link fate Create New Account e come vedete vi si apre questa schermata. Le informazioni da inserire sono sempre le solite, sono molto semplici, non lo facciamo in questo momento, ma vi diciamo che è molto semplice. Nel momento in cui create il vostro account, avete la possibilità di vedere quali sono i progetti di volontariato che sono alla ricerca di volontari. Ritorniamo sul nostro sito perché ricordiamo appunto che qua trovate tutti i link di riferimento. Nel momento in cui appunto vi siete registrati sul portale del Corpo Europeo di Solidarietà, avete la possibilità, come detto, di vedere quali sono i progetti e le associazioni che sono alla ricerca di volontari. Qui abbiamo voluto inserire i link diretti della banca dati e della banca dati opportunità. Qual è la differenza? Nella banca dati sono presenti tutte le associazioni che lavorano e che partecipano al Corpo Europeo di Solidarietà. Come vedete in questo momento sono 6.910. I volontari che hanno voglia di fare appunto di partire hanno la possibilità di fare una ricerca per paese. Quindi scegliendo il paese che più gli piace o presso il quale vorrebbero andare, ma anche una ricerca per tematica, lavorare in ambito sociale, culturale, sportivo, ambientale. Ci sono veramente tantissime opportunità, come vedete. Nel momento in cui voi fate la selezione, facciamo ad esempio un progetto in Francia. Sulla tematica, e già vedete che ci sono 531 progetti di volontariato in Francia, e scegliete la tematica dell'agricoltura, come vedete ci sono 6 progetti. In questo momento avete la possibilità quindi di vedere quali sono le associazioni che lavorano con il Corpo Europeo di Solidarietà.
Vi interessa questa prima associazione qua, dove c'è scritto appunto sulle tematiche in cui lavora e dove si trova? Se cliccate su Read More avete la possibilità di leggere la descrizione dell'organizzazione e di capire un po' quali sono i progetti di volontariato che stanno portando avanti. Questa, come abbiamo detto, è la banca dati. Esiste inoltre la banca dati opportunità, che è la banca dati all'interno della quale sono presenti solo i progetti di associazioni che in questo momento stanno cercando volontari. Come vedete, in questo caso sono 857 progetti. Anche in questo caso qui avete la possibilità di fare una selezione per paese. Volete andare in Austria? E come vedete, in questo momento ci sono 28 progetti in Austria che stanno cercando volontari. Avete la possibilità di scegliere anche il tema del progetto, e nel caso anche la data di inizio e di fine. Facciamo un esempio. Abbiamo cercato un progetto in Austria. Siamo incuriositi su questo progetto qua, che vediamo già l'inizio del progetto e la fine, quindi ci sono già delle date prefissate. Per saperne di più, cliccate ovviamente qua. E vi si apre la pagina dedicata alla presentazione del progetto. Qui sulla destra ci sono le informazioni, in merito alla data delle attività, quindi sapete già che sono 22 settimane e nel periodo dal 1 di maggio al 30 settembre avete il luogo dell'attività, quindi sapete dove andrete a fare il volontariato, cercasi volontari da quali paesi e ovviamente c'è anche l'Italia. E nel centro qua c'è la descrizione del progetto con le informazioni sul vitto, l'alloggio, il trasporto, la formazione e il profilo del volontario. Nel momento in cui capite che questo progetto vi interessa, potete presentare la vostra candidatura direttamente, quindi è molto molto semplice. Ovviamente nel momento in cui presentate la vostra candidatura, sarete poi ricontattati dall'associazione per fare una piccola intervista e per conoscervi meglio. Ritorniamo sul nostro sito. Andando avanti, qui abbiamo fatto un po' un ricapitolando, come fare per registrarsi, come consultare i progetti, di volontariato che vi interessano di più e, molto importante, tenere sempre aggiornato il proprio curriculum e la lettera di motivazione. Questa è un po' la presentazione in breve del Corpo Europeo di Solidarietà e le informazioni su come fare per partire. Vi ricordiamo che il nostro ufficio, come abbiamo detto, è attivo in questo settore, quindi se volete ricevere maggiori informazioni ci potete scrivere alla mail europedirect@comune.trieste.it o visitare il nostro sito o la nostra pagina Facebook. Speriamo che questo tutorial vi sia stato utile. A risentirci a presto. Ciao!